Vi presento questa chiesa in due momenti diversi e una prima parte sarà dedicata proprio a dove ci troviamo. Allora, questa che sembra quasi una pianta dell'antica Roma, in realtà è del 1934, quindi diciamo è antica ma non così antica e vi racconta l'area del vostro quartiere e del quartiere dove ci troviamo. Questa è Vio Angelo Emo e questa è tutta la zona di Valle Aurelia che era ancora agli inizi degli anni 30, in realtà l'urbanizzazione di quest'area inizia intorno al 1911. Il 1911 è la data dei 50 anni dell'unità d'Italia. Noi siamo un paese giovane, ancora giovane, e quindi la capitale era stata scelta di lì a poco, come Roma, sapete, gli spostamenti tra Torino, poi Firenze, poi alla fine si decide che la capitale del paese debba essere Roma e si avvia gradualmente l'espansione della nostra città con tutte le difficoltà che ovviamente conosciamo l'abuso edilizio, conosciamo piani regolatori, diciamo, seguiti parzialmente, un'espansione, diciamo, della nostra città molto accelerata, ma senza una pianificazione attenta e sedimentata. Quest'area è molto interessante perché in realtà si caratterizza subito come una zona, industriale, cioè come la zona delle fornaci. Ancora avete ancora il vicolo dei fornaciari, il borgo delle case dei fornaciari è diventato quasi un luogo, una piccola testimonianza di archeologia industriale della nostra capitale. Le fornaci che sono state attive fino agli anni 60, l'ultima chiusa, quella Venci ha chiuso nel 61, e che produce i mattoni con cui si faceva l'edilizia della nostra capitale, della nostra città. La nostra edilizia è ancora caratterizzata da appunto un'architettura molto, molto salda, molto sapiente. I mattoni per tradizione vengono intonacati con il tradizionale rosso romano che viene a Roma dalla tradizione ottocentesca e dall'ampliamento che della città fece un altro grande protagonista della chiesa, della città, della storia della città e della chiesa, e cioè Pio IX, Papa Pio IX, Papa Mastai Ferretti, che fu fra i primissimi a costruire il primo ponte di ferro con cui si riusciva ad attraversare il Tevere, che all'epoca, fino all'800, aveva solo Ponte Sisto, che era un ponte quattrocentesco, e Ponte Massenzio, dove era stata la battaglia di Massenzio, altrimenti il Tevere si attraversava con i barcaroli, tramite le barche, perché non c'era attraversamento, che la luce elettrica per la prima volta intorno al 1868 a Roma, fece i primi tratti ferroviari e cominciò ad ampliare la città e soprattutto ad aprirla, una primissima timida industrializzazione. Se voi passate su Viale Trastevere, c'è ancora Piazza Mastai, che prende il nome dal Papa. A Piazza Mastai c'era la prima industria dei tabacchi, il tabacchificio, con cui si lavoravano il tabacco e quindi le prime sigarette e comunque l'uso dei tabacchi che se ne fa. E le fornaci diventano un elemento quindi fondamentale per l'edilizia, ma anche per tutta la produzione industriale, anche post rivoluzione cementizia, per questo rimasero poi in attività così a lungo. Ecco, questa avete una visione dall'alto, è una foto aerea. Vedete San Pietro, che se vi affacciate su Via Baldo Garibaldi intravedete perfettamente la cupola. Noi ci troviamo praticamente in asse con l'abside di San Pietro, più o meno Sant'Ambrogio si trova in quella zona là, e vedete la ferrovia, dove adesso ci passa la metropolitana, il trenino, le grandi arcate sotto le quali passa Via Angelo Emo, che poi diventa appunto via Baldo degli Ubaldi, e vedete ancora la zona tutta industrializzata con l'industria delle fornaci che sta proprio nel cuore della vallata. E qui vedete un'immagine particolare, perché questa è un'immagine del 1983, quindi diciamo molti di noi la ricordano, eppure ancora si utilizzavano le
le locomotive, sta passando una locomotiva a carbone, come si vede dal fumo nero, ma se guardate le macchine sotto vedete che sono macchine, insomma, diciamo, di cui abbiamo memoria, ecco, noi che i 50 anni invece li abbiamo compiuti da un po', ma li abbiamo festeggiati, ma da un po' più che non questa chiesa e non anche Don Luca, che ho saputo che ha compiuto 50 anni da poco. E dunque, in quest'area che quindi comincia a diventare una zona dismesse le fornaci, dismessa un'attività, tra l'altro politica, molto molto importante, questa era una zona di operai, e come tutte le zone di operai, del popolo, sono il cuore in cui la cittadinanza sviluppa le idee, prende parte, prende posizione, e quindi in questo quartiere nasceranno fra i primissimi insediamenti sia di tutta la cultura socialista operaia, sia i primordi ad esempio dell'avvento del fascismo su Roma, che anche come ricordiamo anche il fascismo nasce come movimento del popolo, come attività popolare, e in questo quartiere ci sono i nuclei più attivi che Roma ha, di appunto rappresentanti non aristocratici, non intellettuali, ma militanti, di una cultura sociale che vuole avere un peso all'interno di questa, come dire, capitale già affaticata da una politica il cui peso una politica centrale il cui peso già si sente ampiamente. Si trasforma poi in un quartiere residenziale come ancora oggi, ampiamente abitato, con un'ottima qualità commerciale, quindi diventa e soprattutto una rete anche di ospedali, di cliniche, quindi diciamo un quartiere molto autosufficiente nel cuore della città, a due passi ovviamente dal Vaticano, che viene dotato ovviamente della presenza della Chiesa, che, come dire, contrappunta e sostiene la trasformazione urbanistica della nostra città. Questo è un dato molto interessante, perché è un dato che chi, come immagino molti di voi, sono romani e quindi diciamo abitano la nostra città, è ancora un dato molto attivo. Io da, diciamo appunto, contemporaneista, raccontavo prima, per un lavoro che abbiamo fatto ai musei qualche anno fa, soprattutto un convegno, ho impiegato un anno e mezzo circa a visitare tutte le chiese, sono 185, che a Roma sono state fatte dopo il Concilio Vaticano II, quindi dopo il 1965, a partire dal 65, fino a oggi. E frequentando, e sono venuta a visitare anche questa chiesa, le foto che adesso vedrete le ho fatte io tanti anni fa venendo qui e facendo un sopralluogo, e la cosa molto interessante non è soltanto l'aspetto architettonico, artistico, catechetico che le chiese possono fornire nella loro fisicità, è il ruolo sociale che hanno. È una cosa importantissima. Io sono nata al centro di Roma, erano lì nati i miei genitori, erano un matrimonio di quartiere il loro, sono nata a Campodifiori, in parrocchie che quando io ero piccola erano ancora attive e che oggi sono molto affaticate da un centro che, come dire, ormai è semivuoto, dominato soprattutto dai turisti. Non è così nei nostri quartieri, non è così nelle nostre periferie, dove le chiese sono veramente dei luoghi in cui si fa comunità, e non si fa solo la messa, si fa il dopo scuola, si aiutano le coppie, giovani coppie, a superare i loro problemi, si fa assistenza a chi ha bisogno, sia chi ha problemi di salute, sia ha bisogno di problemi di assistenza quotidiana, sia problemi di età. Si è un polo, si è il luogo che è di tutti e per tutti e con tutti. Ecco, questo è stato interpretato dalla Chiesa di Roma, ma dalla Chiesa cattolica italiana e ovviamente non solo italiana, con un'assoluta dedizione, con un'assoluta capillarità. Tanto è vero che questo luogo dove ci troviamo non nasce immediatamente, e cioè, come vedete dalle date, questa chiesa, la prima
pietra di questa chiesa viene posta nel 1968, terminata nel 73, quindi appunto avete appena compiuto, questa chiesa ha appena compiuto i suoi 50 anni, ma in realtà la parrocchia nasce nel 61 e dal 1961 in un garage, come ancora molti quartieri hanno ancora a Roma. Ci sono quartieri che ancora hanno le chiese in padiglioni, in prefabbricati, in ex garage, perché le chiese devono ancora essere costruite. A un certo punto viene questa comunità, però c'è, si crea e viene realizzata, viene realizzato questo edificio. L'architetto è Francesco Rebecchini. Rebecchini sono stati una famiglia di architetti molto noti, sempre chi ha una certa età ricorda che è stato anche sindaco di Roma, un Rebecchini, per un mandato anche abbastanza lungo, che sceglie. Siamo quindi post concilio, sceglie una pianta centrale, poligonale con questo andamento interno ed esterno delle facciate, ma soprattutto decide che l'interno deve avere una decorazione che ricordi il santo dedicatario della chiesa e quindi Sant'Ambrogio. Non è una scelta ovvia. Non è una scelta ovvia, se voi frequentate un po' di chiese romane, soprattutto appunto dagli anni 60 in poi, molto spesso l'aspetto, la presenza figurativa, la narrazione, il racconto, il dire il sacro, il raccontare il sacro è qualcosa che si affronta con grande timidezza, anche con un certo timore. Vedete chiese prevalentemente spoglie che come dire, concentrano la loro azione sul corpo del Cristo crocifisso, limitando al minimo la presenza di santi, di figure e di storie. Noterete anche un altro fattore, che molto spesso le nuove chiese hanno una, come dire, una predilezione per una sorta di neobizantinismo, vedete, santi, icone, fondi oro, cioè un'arte che rinuncia ad essere di oggi. Un'età che rinuncia ad esprimere il sacro della propria epoca è un'età che manca di qualcosa. È un rischio che dobbiamo correre, è un rischio che dobbiamo prenderci. E gli artisti hanno sempre rischiato in questo e hanno sempre rischiato la committenza in questo. Nessuno poteva, come dire, conoscere già l'esito della volta della Cappella Sistina. E tutti noi sappiamo quanto ha dovuto soffrire il povero Caravaggio per far accettare iconografie che oggi, no, noi vorremmo rapirli i suoi quadri, invece li abbiamo venduti fino a pochi anni fa, pochi decenni fa, perché li consideravamo di nessun valore. La storia ha sempre rischiato e ha sempre rischiato, deve rischiare, e la Chiesa deve essere al suo fianco per poter consentire di far nascere nuovi capolavori, ma soprattutto per non abbandonare il dovere all'interno di un luogo sacro del racconto, della parola per immagine. Non dobbiamo fare in modo che le nostre chiese siano afone solo perché hanno paura di dire e affidano solo alla parola dei testi. I testi da sempre, soprattutto per la Chiesa Cattolica, sono anche immagini. Ecco, in questa chiesa, dove anche la Via Crucis è di questo stesso artista, lavora una figura particolare, perché è a metà artista e a metà restauratore. Lui si chiamava Igino Cuppelloni, nasce a Roma nel 1918, nella stessa città in cui muore nel 2008, a 90 anni. E entra come restauratore ai Musei Vaticani nel 1935, perché prima non c'era il mestiere del restauratore. Prima il restauratore era un artista, era un artigiano, era una persona che sapeva dipingere, sapeva di mosaico, sapeva di scrittura, sapeva fare. E si entrava ancora nei musei come si entrava a bottega,
sostanzialmente. Probabilmente è così che lui è entrato, conoscendo qualcuno e sapendo fare il mestiere. Qui lo vedete mentre sta restaurando un affresco che molti di voi avranno riconosciuto, è uno degli affreschi dei quattrocentisti in Cappella Sistina e è la consegna delle chiavi di Perugino. Cupelloni ovviamente lavora in ogni luogo del Vaticano, lavora alla Cappella del Beato Angelico, alle stalze di Raffaello, appunto in Cappella Sistina e segue diciamo passo passo gli stili, i linguaggi degli artisti più diversi. Però al tempo stesso, proprio per questa preparazione, che non è tecnica da restauratore, ma nasce come artista, lui è anche un artista, è anche un pittore ed è molto prolifico in questa sua attività. E non lo fa però soltanto come pittore da cavalletto, ma proprio in quanto restauratore dei grandi affreschi lo fa da frescante, da pittore monumentale. Vi faccio vedere qualche altra chiesa che lui ha decorato e queste che state vedendo sono tutte in partnership con Tullio Rossi. Tullio Rossi è stato un grandissimo architetto romano, ha realizzato moltissime chiese fra gli anni 50 e gli anni 60 a Roma e non solo ovviamente. E qui vedete la parrocchia di Santa Barnaba Apostolo che si trova sulla Casilina dove Tullio Rossi realizza l'architettura e Cupelloni il mosaico absidale, questa non è una pittura murale, è un mosaico quindi fatto da altri artigiani dove ci sono appunto i nuovi protagonisti della chiesa, in basso non li riconoscete ma c'è Giovanni XXIII, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, Atenagora, l'arcivescovo di Canterbury ha riunito una serie di chiese sotto la figura del Padre e di Gesù crocifisso e dove già qui, siamo nel 66, quindi siamo praticamente coevi, diciamo questi vengono subito dopo, già qui trovate uno stile che ritrovate e riconoscete nelle pitture di questa chiesa di cui vi parlo subito dopo. Santa Maria Madre della Provvidenza che si trova in via Doria Panfili, via Donna Olimpia, qui dentro il Cupelloni realizza anche qui la grande abside con la Madonna in Gloria. Questa è un'opera leggermente anteriore a quella della nostra chiesa e poi la qui vicina San Pio V che è proprio qui, tra l'altro la parrocchia, il territorio parrocchiale confina, no? Mi sembra proprio con la chiesa di San Pio V, anche questa sono più o meno gli stessi anni e qui Gino Cupelloni realizza il battesimo di Gesù che si trova proprio dietro il fonte battesimale. Sono in realtà molto più numerose le opere che lui realizza. Ecco, questo per ricordare la sua figura e soprattutto questa tipologia ancora ibrida nella prima metà del Novecento di artisti che sono anche artigiani e sono anche restauratori e che conoscono la storia ma vogliono restituirla in un linguaggio contemporaneo. Partiamo proprio dagli affreschi e cerchiamo di capire sia chi è stato Sant'Ambrogio e sia quali episodi ha scelto Cupelloni per sintetizzare la sua vita e su che principio generale si è appoggiato, sia narrativo sia iconografico. Allora, tanto per cominciare, di Ambrogio abbiamo diciamo, un'idea abbastanza chiara di quello che deve essere stato il suo volto. L'immagine più antica è quello che è a Milano, nel sacello di San Vittore in Ciel d'Oro, dove Sant'Ambrogio dovrebbe diciamo, essere esattamente come ci descrivono le fonti più vicine, cioè molto asciutto, magro, cagionevole di salute, non
Bellissimo, con la barba che ha sempre, che le fonti ci dicono aver sempre portato. E in questo caso, essendo questa un'immagine di V secolo, veste la clamide da giurista, da senatore, perché questo è gli inizi del santo. Ambrogio, come sapete, nasce a Treveri, in Germania, probabilmente intorno al 334. Comunque già diciamo, siamo in pieno IV secolo, rimane orfano molto, di padre molto piccolo e la mamma decide di andare a Roma, dove quindi lui studia e cresce qui in questa città, insieme ai fratelli, soprattutto al fratello Satiro, che gli sarà molto vicino quando poi diventa governatore di Milano, e aveva poi anche una sorella che si farà monaca, anche lei, Marcellina. La tradizione iconografica, ovviamente, voi questo un po' lo sapete, la tradizione iconografica tende sempre a idealizzare le immagini, anche quando siamo a conoscenza del reale volto dei santi, pensate San Bernardino da Siena, insomma, che è il santo di cui si hanno immagini molto molto fedeli rispetto al suo volto, e anche lui era emaciato, aveva un problema a un occhio, ma diciamo l'arte tende a, come dire, stigmatizzarli in immagini più o meno esemplari, che diventano, hanno una genericità che ci consente poi di riconoscere il volto tramite gli attributi. Infatti, gli attributi del santo, lì avete un'immagine di Giusto di Benamuoi, che è stato un allievo di Giotto. In genere lo vedete sempre vestito da vescovo, perché si riconosce appunto questa trasformazione, questo momento decisivo di cambiamento della sua vita, che adesso vedremo proprio partendo dai primi due dipinti murali di Cuppelloni, quasi sempre con il libro in mano. Ricordava in apertura Padre Francesco di questa grandissima cultura di letterato, di oratore, di musicista. L'opera Omnia di Ambrogio è di 22 volumi, è un'opera monumentale, l'opera letteraria, e con il flagello a tre punte. Anche qui la lotta contro l'eresia, contro il paganesimo, contro gli ariani è diciamo simbolizzata dal flagello che stigmatizza la costante azione di lotta, di combattimento a favore dell'ortodossia cattolica che Ambrogio ha perseguito per tutta la vita. Poi ci sono altri attributi che potete trovare, ad esempio le api che escono dalla sua bocca o che gli stanno intorno, perché la leggenda vuole che da bambino, mentre è in culla, uno sciame d'api entra nella sua bocca e il padre ferma la nutrice dicendogli non intervenire, non le scacciare, le api andranno via senza ferire il neonato, senza fargli nulla, e quello sarà il simbolo della sua oratoria, dell'ars retorica che accompagnerà poi tutta la sua vita, che nasce, che prende le mosse proprio da giurista, perché lui fa studi letterari, ma soprattutto studi giuridici, e sostanzialmente inizia la sua carriera da avvocato, diciamo, come Don Luca. Abbiamo un po' riemerge questa biografia. Queste vite parallele, un po' come il vostro Don Luca. La fonte, come sapete, probabilmente è una biografia che scrive Paolino da Milano, che fu segretario di Ambrogio, poi lo lascerà nella parte finale della sua vita, il quale tra l'altro sarà lui che parlerà di Ambrogio a un giovane sacerdote che si chiamava Agostino, che poi diventerà anche lui santo, Sant'Agostino, e che proprio da Sant'Ambrogio Agostino verrà battezzato, e anche questo Cuppelloni ce lo racconta. Dunque, partiamo
dalla prima scena in alto, anzi partiamo intanto da un impianto generale. Allora vedete che Cuppelloni sceglie, intanto sfrutta l'architettura che Rebecchini immagina, cioè sfrutta questi lati poligonali, questa circolarità a linee spezzate per, come dire, destinarci la parte decorativa, e sceglie l'intera altezza a disposizione della chiesa. Non attacca un quadro, non usa solo la parte bassa, sceglie di gestire interamente la superficie a sua disposizione. Utilizzando quindi gli elementi portanti della chiesa, perché che Rebecchini lascia il cemento a vista, proprio i pali di fondazione di cemento armato, li lascia a vista, è una cosa che si usava molto negli anni 60 e 70, che non viene quindi nascosto in un muro, nascosto in un intonaco, ma diventa non solo elemento portante, ma elemento decorativo, perché diventa, come dire, questo ritmo ascensionale che scandisce verticalmente una chiesa che ha il suo fulcro nella centralità della pianta e ovviamente nella centralità dell'altare, che è il fulcro liturgico di ogni edificio sacro. Dunque lui sceglie di sfruttare i sette elementi e quindi divide in qualche modo a metà la chiesa, come se fosse un semicerchio, lasciando nude la controfacciata, solo con le aperture luminose delle vetrate, e dedicando a quelli sopra l'altare l'elemento narrativo. Qual è l'impianto generale? L'impianto generale è sfruttare l'altezza dividendola in due registri. Tutte le scene hanno un registro terreno, che è la storia, è la vita di Ambrogio, e un registro celeste, che è la presenza del divino, che sovrintende ad ogni episodio. Dunque sceglie un'impostazione assolutamente tradizionale. È l'impostazione che viene dalla grande decorazione medievale e poi di primo rinascimento e poi piano rinascimentale e poi barocca. È quella che tutti, o gran parte, insomma, ovviamente, degli artisti hanno utilizzato. Anche qui facciamo l'esempio, come dire, più palese a tutti, la stanza di Atene di Raffaello. Di fronte alla scuola di Atene c'è la visione della chiesa che vuole il semicerchio creato dagli ecclesiastici e poi la corona di Dio Padre con gli apostoli nella parte divina, cioè c'è sempre una rispondenza del terreno con l'elemento superiore. E questo Cuppelloni lo fa in tutte le scene. La prima scena vede il santo, che è santo perché noi lo stiamo raccontando perché è santo, ma non ha l'abito da vescovo, ha ancora l'abito laico, sta uscendo da un'architettura ed è acclamato dal popolo, che come vedete gli offre dei fiori, ma soprattutto ci colpisce il bambino sulla sinistra che sembra quasi lanciarsi nei confronti di Ambrogio. Qual è la scena? La scena, noi siamo a Milano, deve essere sostituito il vescovo, il governatore della città di cui Ambrogio era governatore, deve essere sostituito il vescovo e si è incerti se scegliere un vescovo ariano o scegliere un vescovo cattolico. La cittadinanza si ribella a questa incertezza e vuole un vescovo cattolico. Ambrogio cerca di placare la cittadinanza che sta protestando, esce dalla chiesa e un bimbo urla Ambrogio vescovo e tutti ritengono che la sua candidatura debba essere, come dire, sancita, perseguita. E quindi la figura del bambino che ci ricorda la voce, no, dell'innocenza che incorona un uomo che non era ancora un sacerdote, che non era un teologo, che non era neanche stato battezzato. A noi ci meraviglia, ma è così. Come sapete bene, nell'antichità il battesimo
battesimo si prende da adulti, è per questo che i fonti battesimali sono spesso per immersione, perché è l'adulto stesso che entra e si fa battezzare. Anche qui Piero della Francesca, il famoso battesimo di Gesù, ci racconta come intorno a lui altri adulti stanno per prendere il battesimo da San Giovanni Battista. E questa scena vi ho portato qualche altra immagine per farvi capire quanto l'iconografia di Cuppelloni venga da una sapiente conoscenza della storia. Quella viene dalla cattedrale di Vigevano. Ovviamente Sant'Ambrogio è un santo molto, molto amato nel nord Italia, non è soltanto patrono di Milano ma anche ad esempio di Vigevano, che ha una cattedrale dedicata ad Ambrogio con delle bellissime pitture, in questo caso di metà Ottocento, dove vedete lo stesso impianto scenografico. Qui Cuppelloni sceglie di mettere due santi come testimoni, testimoni di questa elezione indiretta. Sono i santi Gervaso e Protaso, perché sono i santi le cui spoglie, santi martiri, le cui spoglie Ambrogio ritrova proprio a Milano e che sono sepolti nello stesso sacello con il corpo di Ambrogio nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Passiamo al secondo episodio. Ambrogio è dubbioso di questo incarico, è dubbioso di questo salto così decisivo nella sua vita, però accetta. E questa scena ci mostra i due momenti cruciali del cambiamento della sua strada, e cioè il momento del battesimo sulla sinistra e la sua vestizione a vescovo sulla destra. Sono i quattro evangelisti che sovrintendono i due episodi, e i quali avvengono di fronte a una ambientazione storica. La riconoscete bene, quella è la chiesa, è l'esterno della chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Ecco, e proprio Sant'Ambrogio è una delle fonti inevitabili ovviamente per Cuppelloni. La scena del battesimo la vedete qui in due opere che sono conservate a Sant'Ambrogio. Uno è il cosiddetto altare di Volvino, un artista di nono secolo non meglio identificato, che realizza questo magnifico altare secellato che copre il sacello sotto il quale ci sono le tombe di Ambrogio, Gervaso e Protasio, con le storie di Sant'Ambrogio dettagliatissime. Sono 77 scene, quindi una vita percorsa in ogni singolo momento, e realizzato proprio nel IX secolo, quando la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano diventa quella che oggi è. È proprio in quella circostanza che la chiesa viene dotata delle tre absidi, delle tre navate, del grande quadriportico, diventa la grande basilica che è ancora oggi conservata rispetto a una più modesta chiesa originaria. Ecco, lì avete il battesimo per immersione, lo vedete nell'altare, lui è dentro la vasca, il fonte battesimale, è immerso, mentre l'altro è il coro, un'altra magnifica opera sempre in Sant'Ambrogio, lignea, realizzato a metà del Cinquecento, anche lì con tutte le storie della vita del santo. Invece l'incoronazione da vescovo l'avete sempre nell'altare di Volvino, ma anche in quella bella dipinto di Bergognone, che si trova a Torino nella galleria de Sabauda, dove Ambrogio ha la tonsura, come si usava anticamente, che anche i sacerdoti, anche i non monaci, utilizzavano la tonsura. Ecco, scusate, all'inizio ho dimenticato un dettaglio importante. Vi ho parlato del volto di Ambrogio con la barba. Igino Cuppelloni sceglie di non fare la barba. Il nostro qui Ambrogio è imberbe. La tradizione, a partire da quella originaria, si divide.
le raffigurazioni sono sia con la barba sia senza, e nei vari esempi che voi vedete lo troverete doppio. È sicuramente un dato storicamente attendibile, ma Cupelloni sceglie di non perseguirlo e di fare invece un volto molto più libero, molto più aperto, che si sposa meglio anche con la cromia che lui utilizza. Ecco, terzo episodio è un episodio diciamo decisamente leggendario, perché non è, diciamo, non è mai avvenuto e le fonti non lo riportano, però ha in realtà una straordinaria iconografia, e lo capirete adesso soprattutto da altri due esempi. L'imperatore Teodosio compie un massacro, un vero massacro a Tessalonica, un massacro della popolazione. Aveva promesso ad Ambrogio che non avrebbe attaccato il popolo, invece il popolo, l'esercito viene lanciato e il popolo viene ucciso, un popolo innocente che non era un popolo militare e non si stava opponendo a nessuna azione in particolare, era in atto una guerra, ma tra eserciti. E, rientrato, l'imperatore vuole entrare in chiesa. E vuole entrare in chiesa perché stava, diciamo, facendo un cammino verso la conversione al cattolicesimo, diciamo, accompagnato soprattutto dal volere della famiglia. Ambrogio non lo fa entrare, e questo narra la leggenda: non lo fa entrare, lo ferma sulla soglia. Qui vedete un'immagine da romano, davvero, davvero antico romano, coronato, la figura di Ambrogio sulla sinistra e di Teodosio sulla destra, accompagnato dai soldati, che viene in qualche modo fermato. Vi vorrei far notare dei dettagli a cui io però non so dare risposta esattamente. Se guardate bene le opere di Cupelloni, vedrete che molto spesso le figure di corredo sembrano ritratti, e probabilmente lo sono. Probabilmente sono chi era in questa chiesa. I sacerdoti, Don Angelo, sono sicura che Don Angelo c'è, perché ecco appunto, perché di Don Angelo conosco le fotografie, però probabilmente ci sono anche altre persone. Sulla sinistra, quindi dietro Sant'Ambrogio, un giovane viceparroco, ora mi sfugge il nome, forse qualcuno lo ricorderà, purtroppo morì in un incidente in montagna e il pittore ha voluto, assieme a Don Angelo, ritrarlo. Perfetto, grazie, grazie mille. Questo è evidente, ero sicura che avrei trovato, risposta. E dunque, l'altro fattore è che, cioè il fattore storico che noi sappiamo, è che sicuramente Ambrogio, come dire, rimprovera Teodosio, ma rimprovera Teodosio via lettera, quindi non ci sarà mai un incontro di questo tipo. Che invece Cupelloni fa, diciamo, molto scenografico, ce lo restituisce molto scenografico, con questi angeli che, come dire, si precipitano con la spada sguainata a difendere i principi della Chiesa, soprattutto contro un potere cieco e ancora ariano. E questa scena entra potentemente nell'iconografia della storia dell'arte, della nostra Europa, dell'arte soprattutto europea, sia in questi due quadri che vede opere, quello è un ciclo di Bergognone e il quadro di Procaccini, ma vi faccio vedere soprattutto. Vi faccio vedere questi due magnifici quadri, uno di Rubens e l'altro di Van Dyck, che sono l'uno la copia dell'altro, per dimostrarvi quanto penetrante è questo episodio, quanto è diffuso questo episodio, che addirittura diventa un motivo reiterato, identico a se stesso, copiato da artista ad artista, anche da artisti celeberrimi e, come dire, apprezzatissimi e molto pagati, come furono sia Van Dyck sia Rubens. Il momento proprio come dire, difendere la soglia,
perché attraversare, entrare ovunque, ma entrare in una chiesa vuol dire attraversare una soglia, e anche se non siamo credenti, anche se non siamo cattolici, anche se non siamo lì per pregare, l'atto di attraversamento e di ingresso vuol dire diventare parte di una comunità che va sempre rispettata, anche se la nostra fede è un'altra o è altrove. Al centro la gloria. Questa è un'immagine molto poco raffigurata, anche perché comincia da una certa data in poi, nell'altare di Volvino, nel coro di Sant'Ambrogio del Cinquecento. La gloria non c'è perché non attiene ai testi sacri, non attiene alla biografia, e viene raffigurata la morte di Ambrogio, il seppellimento di Ambrogio, ma non la sua gloria. Cuppelloni sceglie di questa, anche qui, questa gloria di angeli che quasi sostengono l'ascensione al cielo del santo, e sceglie l'abito vescovile in azzurro. Ecco, una scena che invece non ha praticamente tradizione iconografica, infatti vedete che a fianco non c'è assolutamente nulla, è un episodio che invece le fonti ci raccontano ampiamente, ma che viene poco raffigurato, e adesso capite anche perché. È l'incontro di Ambrogio con Quinto Aurelio Simmaco. Quinto Aurelio Simmaco era un senatore di Roma, della Curia Romana, ed era anche il cugino di Ambrogio, fra le altre cose. Era anche un cugino, diciamo, di secondo grado di Ambrogio. E Ambrogio aveva fatto rimuovere dalla Curia Romana la statua della Vittoria, rivolgendosi proprio all'imperatore Graziano e ricordando che i simboli ariani non avrebbero dovuto trovare spazio all'interno del luogo del potere di Roma. Siamo circa nel 1382 circa, e Simmaco si oppone, e qui nasce una disputa che sarà, come dire, che sarà vinta in qualche modo, ovviamente da Ambrogio, e la scena Cuppelloni l'ha imposta sullo sfondo di San Pietro. La presenza di Roma e della Chiesa di Roma è ribadita nelle parole del libro aperto che tiene in mano l'angelo, dove è Pietro, è la Chiesa, lì è la Chiesa, e che sintetizza la grande lotta, la grande battaglia, il grande obiettivo di tutta l'azione di Ambrogio in vita, cioè appunto la lotta contro l'eresia. E a questo stesso tema fa riferimento il riquadro successivo, che si riferisce proprio al Concilio di Aquileia. Il Concilio di Aquileia viene chiamato d'Ambrogio, voluto d'Ambrogio, siamo nel 381, e qui ed è un momento proprio di condanna dei vescovi eretici, cioè di quei vescovi che, nonostante i precetti della Chiesa cattolica, non seguono le indicazioni date nel loro stile di vita, nelle loro azioni, nella loro liturgia, nel modo di rapportarsi al pubblico dei fedeli. Anche questa è una scena molto poco raffigurata. Ho trovato solo una rappresentazione che viene sempre dall'area milanese, da Cinisello Balsamo, ed è un'opera, come dire, popolare, popolaresca, non è di grandissimo artista, ma racconta bene il momento del concilio di Aquileia. Anche questo, come dire, suggellato dalla sfera celeste attraverso la consegna del ramoscello della pace, ma soprattutto attraverso la consegna degli angeli guerrieri a custodia e a difesa della fede. Andiamo all'ultima scena, che anche questa è doppia, anche questa è duplice, anche questa, come dire, sincronia
che abbiamo nel battesimo e nella elezione a vescovo, e abbiamo nella scena dell'elemosina e nel battesimo di Agostino. Anche questo raccontare sincronicamente, cioè nello stesso spazio, due episodi che sono avvenuti in due momenti diversi. Anche questa è una tecnica antichissima della storia dell'arte, viene anche questa dal primo umanesimo, dove all'interno della stessa scena si raccontano diversi momenti della stessa storia, diversi episodi di una stessa narrazione, e che Cupelloni usa con grande nonchalance, senza paura di non essere capito. Tra l'altro, in questa immagine sceglie di vestire Ambrogio in due modi diversi, nonostante lui sia sempre lo stesso: in rosso, mentre, perché ha il mantello sopra, mentre scende nella cittadinanza e fa l'elemosina, lui che era così amato perché l'amore del popolo lo porta a diventare vescovo all'inizio della sua carriera ecclesiastica, e invece con l'abito liturgico, ovviamente in chiesa, mentre battezza un altro padre della Chiesa, e cioè Agostino, Sant'Agostino. Qui avete diverse scene, insomma, il battesimo di Sant'Agostino è molto raffigurato, ma anche qui vedete come i caratteri del battesimo, soprattutto nelle immagini tardo-medievali o rinascimentali, sono sempre quella dell'immersione, e vedete sempre la tonsura come atto di umiltà e di devozione, e di devozione alla Chiesa. Qui vedete un'altra di Luca Giordano con questo Ambrogio. Qui vedete che Ambrogio ha questa barba bianca, ormai è, come dire, segna l'età, segna anche l'autorevolezza nei confronti del giovane Agostino, che raccoglierà poi le sue redini. Ecco, questa era la foto da cui siamo partiti, per raccontare sia la storia del santo e sia la storia di un artista che sceglie una tavolozza, come vedete, molto armoniosa, tutta basata su questi toni, la contrapposizione tra toni freddi e caldi, cioè i gialli e gli arancio, e questi azzurri e questo grigio, in dialogo fra loro. Sceglie di scomporre il cielo quasi fosse un caleidoscopio di luce, quasi fossero dei vetri incassati l'uno dell'altro. Lui, che conosceva bene anche la tecnica del mosaico, gli piace che la pittura sia, come dire, basata su una composizione di elementi dichiaratamente pittorici. Non rinuncia alla figura, che però è perfettamente armonizzata con il complesso, eppur non essendo stato lui un artista celebre o, come dire, particolarmente innovativo nell'ambito della scena internazionale a lui contemporanea, è stato sicuramente un interprete autentico e un personaggio e una personalità che non si è sottratta al confronto con il dovere di raccontare il sacro nel suo tempo. Grazie mille.